Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo qui ospiti. Io sono ospite nella pagina di Don Luigi. Ciao Don Luigi, come stai? Tutto bene, grazie. Non sei ospite, sei di casa. Allora, sono di casa, però questa è la tua pagina. È un onore per me, innanzitutto, essere qui, poi avere l'opportunità di presentare questo tuo libro. Sono contento perché è un bel libro, però ne parleremo. Perché diciamo, avevamo organizzato un ospite che ne ha fatte di cotte e di crude nei 5 minuti che ci separano nel backstage, no, Don Luigi? Beh, non svegliamo nulla, non Non svegliamo nulla. svegliamo nulla. Allora, diciamo che non sappiamo se c'è l'ospite, perché era, non c'era, no? Un po' come così, c'è il dono dell'ubiquità. Se Oscar ce lo fa entrare, dovrebbe esserci anche Giovanni Scifoni. Ecco Giovanni. Ecco Giovanni. Ciao, Alla state grande, bravo? Ho molto, fatto tutto da soprattutto perché sei solo, eh? arrivato. Tutto da solo, in perfetto ritardo, in perfetto ritardo. Perfetto, 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 quello che serviva, dai. Dai. Allora, oggi siamo qui per presentare, è la prima presentazione, no, Don Luigi? Sì, è vero. Ah, vedi. Quindi, insomma, Giovanni, devi sentirti anche onorato per presentare, eccolo qua, io ce l'ho in mano. Libro, quindi è illibato il libro. Il libro, Illibato, no, che illibato. illibato, vai, io ho tutte le sottolineature, io ho No, studiato. illibato perché è la prima presentazione, no? Ah, in questo senso, giusto. Siamo qui per presentare il nuovo libro di Don Luigi Maria Picoco, che vi invito a comprare, La luce in fondo, eccolo, anche Giovanni ce l'ha, edito da Rizzoli, quindi una casa editrice diversa rispetto a quelle che hanno editato fino adesso i libri di Don Luigi, un libro appunto di cui parleremo, però prima di tutto, Don Luigi, una domanda subito. Come mai, come è nato questo progetto? Come mai la Rizzoli? Beh, è nato questo progetto perché già da un po' di tempo, proprio con l'editore Rizzoli, pensavamo a un testo in cui potevo rivolgermi a, diciamo così, a un pubblico ancora più ampio rispetto a quello a cui normalmente sono abituato, che per usare un'immagine che noi preti ogni tanto ci arrampichiamo giustamente sul lambone e predichiamo alla gente che si trova in chiesa. Scrivere per la Rizzoli significa andare sul sagrato, andare in piazza e uscire fuori, diciamo così, da quello che è semplicemente il nostro mondo, il nostro recinto, il nostro perimetro, perché poi in fin dei conti noi siamo convinti che il Vangelo non è solo vero e bello per qualcuno, è vero e bello per ogni uomo a cui gli funziona il cuore. Almeno questa è la convinzione di fondo che ci spinge a raccontarlo anche fuori da quelli che sono i nostri contesti, i nostri luoghi abituali. E questo è un tentativo, di far questo, cioè di parlare a tutti, non soltanto a qualcuno. Ecco, io avendolo letto, avendo avuto l'opportunità di leggerlo, ho percepito che è un libro dove tu usi anche, no, un linguaggio diverso rispetto magari ai libri che fino adesso abbiamo letto. Cioè, si vede che c'è la volontà di parlare a un pubblico molto più ampio. Il libro, senza spoilerare nulla, però anzi per invitare e per far venire anche un desiderio, ma diciamo che chi ci segue ce l'ha già, però è interessante perché è un libro che nasce in questo tempo della pandemia, nasce in tempo del coronavirus, quindi è un libro che si interroga in un momento, diciamo, in cui siamo stati costretti a casa su una serie di scenari. Prende le mosse dalla concretezza di lettere che tu hai ricevuto, fondamentalmente sono 5 lettere, per cercare di analizzare poi 5 parole chiave che sono relazioni, solitudine, silenzio, corpo e morte, non mi ricordavo corpo e morte. Cioè, quindi è un libro interessante perché cerca con parole non, diciamo, semplicemente catechetiche, no? Con un linguaggio semplicemente cristiano, appunto, come dicevi tu, è accessibile a tutti. A me hanno colpito, te lo dico così, ti dico già quello che mi ha colpito particolarmente, il capitolo sulla solitudine. Quello mi è piaciuto tantissimo perché tu parli di una solitudine cattiva, brutta, è una solitudine buona e inviti appunto a una ricerca della solitudine. C'è una frase che leggo che è: chi sa abitare la solitudine ha vinto l'inferno. Che cosa volevi dire con questa frase?
Che la cosa che evitiamo di più nella nostra vita è la solitudine, perché la solitudine è quel tempo in cui noi dobbiamo fare i conti con noi stessi. Per questo scappiamo molto spesso dalla solitudine. E a volte ci inventiamo di tutto pur di non restare soli. Forse perché siamo impauriti da quella che è la solitudine negativa, quella che ci dice l'abbandono, quello che ci dice la rottura delle relazioni, una solitudine che è una diminuzione della vita. Ma esiste anche una solitudine che è la giusta distanza, cioè che è quel tempo in cui noi torniamo a guardare in maniera più autentica la nostra esistenza, senza indossare delle maschere, senza fingere di essere persone altre rispetto a questo. Ecco, le persone che riescono a stare da sole, cioè che non che si isolano, ma che sanno incontrare se stessi, penso che abbiano vinto l'inferno, perché l'inferno che temiamo di più è quello di guardarci in faccia, è quello di fare i conti con il nostro vero io che è nascosto nella parte più profonda di noi, quella che teniamo chiusa in cantina. C'è un mondo che è quello che gli altri pensano di noi, e poi c'è il mondo vero, quello che a volte noi ci spaventiamo anche di guardare noi. E fondamentalmente Gesù ha fatto questo, è sceso nelle cantine dei cuori delle persone, no? È andato ad accendere la luce lì dove invece c'era la tenebra. E ha fatto sperimentare quella che è la caratteristica vera dell'amore, perché l'amore ama ciò che è sconveniente, ciò che non conviene. L'amore vero, quello che ti libera, non è amore che ama la parte vincente della vita, ma è amore che porta l'amore lì dove noi vediamo invece disagio, dove vediamo schifo, dove vediamo buio, dove vediamo sentirci fuori luogo, sbagliati. Ecco. In quella cantina, in quella circostanza, quando arriva l'amore, arriva la libertà. Allora, se troviamo il coraggio di scendere lì e di farci raggiungere lì da un'esperienza profonda di amore, l'inferno, o perlomeno quello che ci incatena qui e non ci permette di vivere fino in fondo, in un certo senso è già vinto. No, molto bello. Poi Giovanni te lo spiego quello che ha detto Don Luigi, che ti vedevo un po' con lo sguardo assente, no? No, invece stavo. Purtroppo queste macchinette ci riprendono, rendono le nostre facce sempre facce di idioti, no? È bellissima questa cosa. Cioè, uno sta davanti alla telecamera e c'ha sta faccia, magari uno è assortissimo e sto così, e questo è il mio modo di essere concentrato, però, e tu pensi che io invece sia un idiota, no? Giustamente, ma io sono un idiota a prescindere dalla mia faccia, quindi non ti preoccupare. Ho seguito con molta attenzione invece quello che ha detto il nostro Giovanni, tu non epigone. sei un idiota perché diciamo che con i video che fai e con il lavoro che fai anche no, di offrire una chiave di lettura sempre molto profonda anche con il tuo linguaggio, se tu sei un idiota allora insomma diciamo ce ne sono tanti idioti. Che ti ha colpito di questo libro, Giovanni? Allora, io mi ha colpito le parti che sono riuscito a leggere, perché non faccio quello che dice, ah, l'ho letto tutto d'un fiato, non è vero, ho letto solo alcune parti, perché il libro mi è arrivato ieri, quindi ho avuto tempo, stavo lavorando come pazzo, però allora, ho letto, quindi quello che ho letto mi ha colpito tantissimo, che è morte, la parola morte, la parola relazioni e l'epilogo sono le tre cose che ho letto, che però non è poco, comunque non è poco, perché già siamo a metà libro forse, giusto? No, un po' di meno, un po' di meno. Vabbè, Ma comunque diciamo che hai allora, iniziato dalla fine. no, vabbè, ho visto le cose che a naso mi acchiappavano di più. Allora, e vorrei leggervi dei pezzettini piccoli che mi sono piaciuti tantissimo. Allora, su relazioni, la cosa che mi ha colpito tanto è una frase, dice: l'amore viene così confuso con le emozioni. Allora, questa è una roba molto interessante, che il nostro Don Gigi sempre c'ha queste cosine che subito t'accendono, no? Queste frasette che pan, ah, ma come? Insomma, le emozioni sono una cosa bella, no? Uno pensa, cioè le emozioni sono quello che fanno l'amore, no? È come la malta che cementifica le nostre cose belle, no? E invece il nostro Volpacchione, Don Gigi, dice che questa cosa, perlomeno come l'ho interpretato io, che mi ha veramente molto colpito, che di fatto l'emozione è una cosa personale. Invece la relazione, l'amore ha bisogno di un incontro con qualcun altro, no? Le emozioni è qualcosa, cioè io sento,
mi faccio male, metto la mano sul fuoco, mi scotto, no? Allora è una cosa che sento io. Arriva una tigre qua dentro, io mi spavento, sono io che sento la paura. Allora, le emozioni sono qualcosa che io sento. La relazione invece è qualcosa che si fa in due, che si fa, semmai io e la tigre, ecco, se anche la tigre si spaventasse insieme, allora forse sarebbe un atto d'amore, non lo so, cioè abbiamo bisogno di provare insieme qualcosa, cioè di entrare in relazione con qualcun altro e ovviamente tutta questa roba qui nel tempo del Covid non l'abbiamo vissuta in maniera schizofrenica. Cioè la relazione, ci sono quelli come me, ad esempio, che inizialmente hanno detto, ah che bello, finalmente via tutta una serie di gente che mi sta col fiato sul collo, finalmente un po' da solo, solo con la mia famiglia, che sono quelli i miei figli, le persone con cui veramente voglio stare, e poi ti accorgi che invece, no, invece in realtà hai bisogno, cioè anche gli orsi marsicani come me, hanno veramente bisogno di, perché dopo un po' queste emozioni che uno prova da solo, dopo un po' ti stuccano. Cioè, a forza di provare le cose da solo, il terreno è come se, non so, allora, leggendo queste pagine mi faceva pensare, è come se il nostro cuore sia un campo arato, no? Un campo dove ci si semina roba, dove metti le zucchine, i pomodori, i cetrioli, eccetera. È come se, non lo so, è come se il cuore, il terreno, quando tu coltivi, hai bisogno di cambiare, di cambiare coltivazione, no? Ogni tanto mettere terra nuova. Allora, se tu provi solo emozioni, non cambi mai la terra, cioè provi sempre, coltivi sempre nella stessa terra, che sei te stesso, sei il tuo cuore, il tuo modo di percepire il mondo, di vedere il mondo, no? E se non metti terra nuova, non, alla fine queste emozioni saranno sempre meno saporite, alla fine queste zucchine sapranno sempre di meno, alla fine questi pomodori saranno sempre meno saporiti, invece la terra nuova la metti con l'altro, cioè solo l'altro che ti può mettere terra nuova. Questa è una roba che mi ha colpito tanto. Invece sulla questione morte c'è una frase, innanzitutto la lettera di questa donna è struggente, è una cosa, adesso non voglio dire nulla, ma insomma comincia con questa pezza micidiale, proprio una randellata che dici, mamma mia, mamma mia. E la prima cosa che mi è venuta da pensare è, ma che gli dici a una donna che scrive una roba del genere? Cioè, veramente, ma cosa hai da dire? Com'è possibile consolare una donna del genere? In realtà la cosa che mi ha colpito di più lo dice la donna, è quello che dice la donna. Una donna che cita una tua frase, no? Dice, chi amiamo non possiamo mai farlo diventare il motivo della nostra disperazione. Ovviamente qua si parla di lutto, no? Cioè se quella persona che hai amato poi diventa lutto, il lutto è una cosa assolutamente sana, possiamo dire quasi naturale, non lo so, però... fa parte, ma la disperazione è un'altra cosa. Poi andando avanti nelle pagine, Don Luigi spiega che il dolore può diventare fruttifico, no? Può diventare fecondo, allora lì cambia qualcosa. Il dolore che diventa fecondo, anche qui, stesso concetto, cioè il dolore che provi da solo o il dolore che provi in una relazione. Allora forse il segreto è tutto lì, è tutto nell'incontro con l'altro. E un'altra cosa che mi colpisce tantissimo è nell'epilogo, e qui arriviamo, vi dico tutto ciò che ho letto, no? L'epilogo quando parli di Giacobbe, bellissimo, non ci ho mai pensato a questa cosa qua. A me, quell'episodio di Giacobbe che lotta con Dio, no? Fa questo sogno strano. Spieghiamo per i due o tre persone che non sanno che cos'è la storia di Giacobbe. Giacobbe fa questo sogno, scappa da Esaù, è un po' figlio di buona donna, Gesù e Giacobbe, perché insomma, ha imbrogliato il fratello, eccetera, ha fatto delle cosine insomma non proprio corrette, e fa questo sogno in cui lotta con Dio e però non si lascia andare fino a che, dico, io non ti lascerò fino a che tu non mi benedici.
non ho mai capito che cacchio significava questa cosa qua. Non ho mai avuto una... L'ho sempre trovato molto, molto nebuloso. E mi colpisce invece tantissimo quello, la semplicissima interpretazione che ne fai. Cioè, nella lotta, chi vince? Chi è che vince nella lotta? Non chi vince, perché nella lotta si può anche perdere. Infatti, Giacobbe perde, no? Perde questa lotta, perché vi rimane sciancato. Ma vince chi tiene la presa come un cane che acchiappa la gamba della, e dice non ti lascio andare finché non mi dici, non mi dai qualcosa che mi faccia capire che questo combattimento è benedetto. Cioè non mollo, non me ne vado da questo combattimento finché non tu che stai combattendo con me non mi dai la benedizione, cioè non mi dici che questo momento di lotta, di disperazione, di impossibilità è benedetto, è qualcosa che ha un senso nella mia vita. E questo è veramente illuminante. Cioè, nella perché io sono, vabbè, io vengo da un mondo, no, appunto, che è quello dello spettacolo, dello show business, in cui ovviamente perdere non è contemplato. Cioè, non puoi perdere. Tu devi vincere sempre, come nello sport, no? Non devi, devi avere un atteggiamento vincente, devi avere uno sguardo vincente, cioè anche quando vai a fare i provini, devi avere negli occhi lo sguardo di chi dice io vincerò questo provino, se no non te pigliano, se no ti considerano un perdente, appunto, no? E allora invece questa visione è rivoluzionaria, cioè la lotta non è per chi vince, ma per chi trova nella lotta un senso. Bellissimo, bellissimo. Giovanni, molta gente qua nei commenti sta dicendo basta, non ci spoilerare, non ci raccontare l'epilogo. Ah, diciamo, non è un giallo, quindi diciamo no, no, alla fine alla fine muoiono tutti, diciamo. Alla fine risorgono tutti, alla fine, alla peggio. No, quindi diciamo che c'era preoccupazione sul fatto che l'epilogo potesse essere svelato. No. Invece è vero. Ripeto, ma non è un giallo. Allora, quindi... me ne sono completamente fregato, cioè proprio non ho pensato che... No, ma Don Luigi non è un libro, diciamo, ripeto, un giallo, quindi no, l'epilogo... Tra l'altro, normalmente, ma questo non so per quale motivo, perché non è un motivo strutturato, tutte le volte che ho scritto un libro lo scrivo appositamente perché una persona abbia la libertà di aprirlo dove vuole e di poter trovare in quella parte quello che gli serve, senza per forza dover macchinosamente seguire il discorso fin dall'inizio, no? E volutamente, forse per una mia deformazione professionale, quando leggo un libro io parto guardando sempre l'indice. Se l'indice per me è accattivante, allora il libro vale la pena leggerlo. Mi piace pensare che l'indice è un po' come il menù, almeno così ho sempre pensato i miei libri. Cioè, uno quando c'è il menù davanti c'ha l'imbarazzo della scelta, ma normalmente anche per dignità non prende tutto quello che c'è scritto nel menù, no? Sceglie qualcosa, o perlomeno parte da qualcosa. E Gigi, normalmente dico, poi, poi ci sono gli assaggi di tutti i primi, gli assaggi di tutti i secondi, vabbè, però diciamo, normalmente una persona sceglie qualcosa, quindi no, l'epilogo non è che svela qualcosa del libro in più, è semplicemente un tentativo di fare sintesi di quello che ho fatto durante il ragionamento di quelle pagine. No, assolutamente, Giovanni. Anzi, no. Però mi permetto di dire una cosa, grazie innanzitutto perché per quello che stai dicendo, Giovanni, mi veniva in mente quando ti ascoltavo, quando sottolineavi la faccenda delle emozioni come un rimanere soltanto nella terra di noi stessi, no? Di fatto quando noi andiamo a guardare il libro della Genesi, cioè proprio il racconto della creazione, è interessantissimo che Dio colloca l'uomo in un posto che è straordinariamente bello, gli mette attorno le stelle, tutto il creato, gli alberi più belli, gli animali, insomma, gli riempie la sua vita di cose, ma effettivamente l'uomo sente che manca qualcosa, cioè è soltanto quando arriva qualcuno con cui può relazionarsi, quel paradiso è tale, cioè senza quella relazione, che è la relazione poi con Eva, di fatto quel paradiso
quel paradiso manca di qualcosa. E credo che è un po' così anche nella vita di ciascuno di noi, soprattutto in questo momento. Noi pensiamo che più riempiremo la nostra vita di cose, più saremo felici. Però succede esattamente questo, che più riempiamo la nostra vita di cose, carriere, conti in banca, oggetti, le cose all'ultima moda, però dentro si fa spazio sempre una mancanza, perché è mancanza di quello che le cose non possono dare, è mancanza di relazioni. In fondo, che cosa ha fatto Dio? Ci ha dato una relazione perché ci ha dato il figlio. Ora, se noi non ripartiamo innanzitutto da questa nostra natura, cioè da quello che effettivamente ci compie, tutte le cose, anche le più belle cose del mondo, rimangono semplicemente cose che non colgono il bersaglio, cioè almeno quello che il cuore punta. Quindi grazie, perché ascoltandoti anche io ho riapprofondito questa cosa e pensavo come fosse assolutamente vero. Tu hai detto una cosa molto bella: solo l'altro ci dà terra nuova, che è un po' come dire che soltanto quando tu ti giochi nelle relazioni viene fuori una novità da te. Altrimenti tutto è un déjà vu, è un già visto, sappiamo già come la pensiamo, cosa sentiamo, come reagiamo davanti alle cose. Infatti, quando una persona ama, sperimenta che l'amore tira da lui fuori una novità, cioè qualcosa che di sé ancora non conosceva. Non è forse questa l'esperienza della terra nuova che ci dà l'amore? Non è forse questo un motivo per cui amare senza pensare che l'amore sia semplicemente sentire qualche emozione? Quindi, grazie per questo. No, ma guarda, questo è un concetto che a me è molto caro e come l'hai spiegato te è veramente estremamente sintetico. Io ci ho messo 100.000 parole, ma tu ci hai messo una frase, quindi è molto meglio come l'hai fatto te. Però a me mi è molto caro perché anche nel mio mestiere è così, no? Cioè, quando uno recita, interpreta personaggi, ci sono tanti modi per fare l'attore, no? Ce n'è uno solo, no? Ci sono tanti stili di attori, c'è l'attore di rappresentazione, che è l'attore che prende i personaggi e li è, c'è l'attore di interpretazione, che è quello che li interiorizza, eccetera, eccetera. E allora ci sono poi gli attori, quelli che interpretano sempre se stessi, no? Ci sono, no? E quando dopo un po' che interpreti sempre te stesso, diventi molto noioso. Cioè, veramente a un certo punto cioè, che devi dire? Che me devi raccontare? Capito? Voglio vedere altro. Cioè, dentro di te voglio vedere altro. Non voglio vedere solo te. Voglio vedere il mondo. Voglio vedere non solo le tue nevrosi, le tue cosine, i tuoi tic e le tue. Allora, un attore quando comincia a fare, quando finisce, perché spesso purtroppo questo avviene per esempio negli attori anziani, no? Gli attori anziani a un certo punto smettono di ricercare, no? E prendono una nota e la tirano avanti fino alla morte, no? E recitano sempre su quella nota lì, che è la nota della loro interiorità, della loro intimità, della loro nevrosi, eccetera. E come appunto porti terra nuova nel tuo mestiere, andando per strada, incontrando persone vere, vedendo le persone, conoscendole, non frequentando solo attori, ad esempio, no? Gli attori, per esempio, frequentano solo attori, no? È come sempre frequentare te stesso continuamente. Quindi, è lo stesso principio, quello che vale per l'amore, vale anche per qualunque tipo di relazione. Penso. No, che è il bello anche di quello che fai tu, no? Per esempio, questa serie che hai fatto per Rai Play, bellissima, La Giungla, no? È un po' un'eresia, cioè di fatto hai tirato fuori quella che potrebbe essere un'interpretazione teatrale, cinematografica, eccetera, e l'hai tirata fuori da un palcoscenico o da un ambiente finto, e invece ci hai mostrato come ci sia qualcosa da guardare in quella normalità, nelle cose di ogni giorno, quelle della cucina, no? Quelle delle cose arraccattate, quelle dell'asciugamano sulla testa, quelle della campagna, quelli degli oggetti messi lì appositamente per dire qualcosa, quello.
insomma, grazie, perché poi guardando quello che fai lo capisco, cioè che è il tentativo di, sì, di andare in strada per trovare ispirazione, ma anche di starci lì e dimostrarci come noi che camminiamo in mezzo alla strada forse dovremmo guardare con uno sguardo diverso quelle cose che banali non sono poi, no? Sì, ma la strada, cioè la strada può anche essere tua moglie, eh? La strada può essere anche una persona, amarla veramente, cioè basterebbe quasi, no? Cioè, questo lo diceva Fabrice Ajaji, il filosofo francese, e diceva... Qui si fa cultura, allora. Qui si fa alta cultura, Giovanni. Ah, sono i quattro libri che ho letto. Uno è quello di Epicoco. E non tutto. E manco tutto, quindi figurati. L'altro è Fabrice Ajaji, basta, sono finito. Poi c'è Topolino e Asterix. Vabbè. No, diceva questa cosa molto bella, cioè che il famosissimo detto, no? Ma perché ti sposi, rinunci a tutte le donne per una sola? Allora lui rispondeva, no, io prendo tutte le donne in una sola. Cioè, sposando una persona, conoscendola, tu conoscerai il mondo intero, dice lui, no? Cioè, se tu entri veramente dentro una persona e ne conosci anche, perché poi si cambia, no? Cioè, mia moglie, quando l'ho sposata, aveva un peso proprio di chilogrammi, adesso ce n'è un altro, no? Per dire una banalità, no, una banalità, però aveva, io avevo, non avevo rughe, ero, no, è così, ma non è che si aiuta la botte, però è cambiato, no, si cambia, ma no, ma che c'entra, hai fatto i figli, no? No, ma non è una roba, cioè, guarda che la diretta poi finisce, tutti. No, ma non sa, vede lei. rimane online, no, io ero più lucido, cioè avevo una, avevo i denti più sani, avevo, cioè invecchiamo, no? Invecchiamo, invecchiando si cambia, no? E cambiando diventi un altro, cioè conosci tante persone in una, conosci tante donne, tanti uomini in uno, e questa è fantastica. Se... Poi ci sono alcune di queste persone che non ti piacciono molto, alcune di questi tanti che conosci in tua moglie, non è che ti piacciono tutti, ecco. No, se posso, ci avviamo alla conclusione, però io alcune domande ancora le farei. Innanzitutto stanno arrivando delle domande che dicono: dove possiamo trovare il libro? Facile, in tutte le librerie, a maggior ragione edito dalla Rizzoli, è ancora più facile, quindi lo trovate, c'è una grande distribuzione, penso in tutte le librerie, anche online. Poi è bello la libreria, è bello avere il libro cartaceo, però chi vuole può chiaramente comprarlo in tutti i formati. Altra domanda e altra cosa che dico io: condividete questa diretta in modo tale che la presentazione diventa, no, moltiplicatrice, nel senso che la condividete sulla vostra pagina e altri possono vedere appunto la presentazione di questo libro e possano, diciamo, pensare di acquistare questo libro. Don Luigi, a chi l'hai dedicato questo libro? L'ho dedicato a Papa Francesco. E ho detto che per me è la luce in fondo. Ed è vero, cioè, l'incontro con lui per me è stato un incontro che ha portato luce. Ha portato luce nel buio. E quindi volevo dirlo ad alta voce. Tutte le volte che scrivo un libro lo scrivo sempre pensando a qualcuno, e queste pagine a cui tengo molto, non sono molte, sono pagine sciroppole, definisco io, cioè vanno sempre molto diluite, no? Lo sciroppo non si può mai bere senza metterci dell'acqua dentro, cioè ci vuole del tempo per ritornare sulle cose, non si può semplicemente o velocemente togliersi di dosso quello che c'è scritto lì. Queste pagine le ho scritte pensando a lui, perché penso, almeno è l'esperienza della mia vita, che l'umanità di quest'uomo è illuminante, almeno per me personalmente è stata illuminante.
sarebbe bello se ciascuno di noi potesse dire a qualcuno che è stato la sua luce in fondo, se ognuno di noi potesse dare un nome a questa luce in fondo, che in fondo è Cristo, in fondo è sempre Cristo, però attraverso sempre un sacramento nascosto, che è quello dell'umanità di qualcuno. E invece, proprio perché io sono così molto curioso, a me quello che ha colpito molto è il fatto che tu fondamentalmente prendi queste parole, relazione, solitudine, silenzio, corpo e morte, e cerchi di farne una contronarrazione positiva rispetto a quella che ne fa il mondo. Quindi è un rovesciamento, no? La parola morte per il mondo è negativa, la parola silenzio, la parola solitudine sono le parole negative, e tu riesci a tirare fuori appunto una chiave di lettura positiva, diversa, no? Anche appassionante. Quale di queste cinque parole ti è piaciuto più scrivere? È una domanda stupida, però ero curioso. Non so rispondere a questa domanda, però hai colto una cosa a cui domanda tenevo. Stupidissima, Gigi. Stupidissima, però mi piaceva tantissimo farla. Perché in realtà ci tenevo a difendere queste parole, perché ad esempio noi sentiamo molto spesso parlare di relazioni, e ne sentiamo parlare in termini positivi, però a mio avviso molto spesso noi sentiamo parlare di relazioni in maniera troppo banale. È un orizzontale che non ha nessun fondale, cioè è un orizzontale fine a se stesso, in cui noi analizziamo, ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. Invece la relazione vera è sempre apertura al mistero, è apertura a un oltre, no? E quindi mi piaceva riscattare questa parola, come riscattare anche la parola corpo, che sembra una parola invece diffusa proprio per la cura del corpo che noi abbiamo. E anche lì volevo dire che c'è un corpo e un corpo, c'è una corporeità che è nascosta anche nella cura del corpo, e che a volte fermarsi semplicemente all'apparenza, alla superficie del corpo, senza poi andare a toccare la parte più profonda del corpo, quello che accade attraverso il nostro corpo. Il corpo è il linguaggio dell'amore, ma anche il linguaggio in cui veniamo feriti, è il linguaggio della violenza, è il linguaggio dove passa il bene, ma è anche il linguaggio dove passa il male, è un alfabeto. Allora anche il corpo forse doveva essere un po' redento da una narrazione che è diventata, scusate il termine, eccessivamente pornografica, cioè ostentiamo il corpo senza che ci accorgiamo che anche il corpo ha qualcosa molto di più interessante che semplicemente della sua forma, no? E della sua apparenza. Le altre parole sono state più facili da mostrare, come devo dire, il contrasto, perché la parola morte immediatamente ci fa venire alla mente qualcosa di negativo, il silenzio, la solitudine. Allora, c'è un modo di guardare in maniera diversa queste parole? Assolutamente sì, c'è una solitudine sana, un silenzio sano, un'elaborazione del lutto sana, un rapporto con la morte sano. Ad esempio, Giovanni mi sembra che sia morto, ma elaboreremo il suo lutto, anzi, il cerchio che gira è l'elaborazione del lutto. Ecco, adesso l'abbiamo lasciato andare, abbiamo elaborato. Elaborato il lutto, e quindi ecco, non saprei darti una preferenza, e anzi forse ti scioccherei nel dirti che la parte che mi è piaciuta di più scrivere è stato il prologo e l'epilogo, cioè il motivo per cui ho cominciato a scrivere in fondo ciò che è venuto fuori nella scrittura. E come ogni bel finale c'è il risorto, è tornato Giovanni. Giovanni, un'ultima domanda anche a te, poi lasciamo la parola a Don Luigi per i saluti. Sarai l'ultima puntata, no, già è stata fatta, c'è ancora una puntata della mia giungla. C'è un'altra. Sì. Grande. C'è un'altra puntata. Questo libro di Don Luigi, che invitiamo tutti a comprare, diciamo, è stato scritto proprio in funzione di questo tempo, no, della pandemia e del Covid. Quanto è stato anche per te, diciamo, occasione di riflessione e di crescita anche dal punto di vista artistico, di approfondimento e anche di elaborazione, questo periodo della pandemia? Io ero disperato quando è cominciata la pandemia, ero totalmente a terra, non c'avevo più lavoro, non solo, ma io avevo imbroccato benissimo con uno spettacolo che stava andando benissimo, bello, felice, c'avevo tutta una tournée. Mai nella mia vita ero riuscito a beccare uno spettacolo così
giusto che funzionasse, eccetera, grandi teatri, cose meravigliose, da un giorno all'altro, via, ciao, tutto da capo, zero, reset proprio, no? E tu sai che, insomma, quando le occasioni sono andate, non è che puoi sperare che poi no. Infatti ancora non abbiamo ricominciato. E quindi, questo era. Ho fatto una telefonata abbastanza disperata a Gigi in quel periodo e molte altre. E quindi, volevo, cioè, tra l'altro, non... ero anche un po' infastidito del parlare del Covid, cioè perché lo facevano tutti, perché tutti i comici, tutti gli attori, tutti a far roba, a dire ah, ne usciremo migliori, ah, adesso vi faccio sentire una canzoncina, ah, che bello, in realtà il Covid di qua battute su qualunque genere, quindi proprio io ero non depresso perché la depressione è una malattia e non è quella, non voglio assolutamente paragonarmi a situazioni patologiche, però ero veramente disperato. Però a un certo punto avevo queste cose tra le mani, no? Avevamo cominciato questa serie sui santi che facevamo prima, no? Anche prima del Covid, il santo del giorno con la famiglia, e a un certo punto mi compare insomma questa un'immagine di Enea che porta il figlio, il padre sulle spalle, Enea Anchise, e mi viene da dire, vedi, cioè, tutto questo sacrificio enorme che stiamo facendo tutti quanti, sia io che gli altri, i miei colleghi, le persone che stanno morendo, le persone che stanno rinunciando totalmente al loro lavoro, eccetera, lo stiamo facendo per questo. Questa immagine qui, cioè Enea che porta il padre, cioè per i più anziani, più deboli, per proteggere l'altra. Allora questa roba mi ha dato, volevo dirla, avevo voglia di dirla, e da lì abbiamo cominciato a raccontare il Covid dal punto di vista di una normalità, di una famiglia, no? Cioè che cosa succede dentro le mura di questa appunto giungla che è la nostra casa, questa casa che è normale, non è una casa di avventurieri del sud-est asiatico, è una casa come le altre. Cosa succede in una casa normale in un tempo così straordinario? E niente, poi è andata bene. È andata molto bene, lo ricordiamo sul replay, potete trovare, no, La mia giungla con Giovanni Scifoni. Io ti lascio la parola per un saluto, invito tutti quanti, e ringrazio anche Oscar che ci ha dato una mano tecnica, Sì. e Grande invito tutti Oscar. a mettere, magari senza che io metto il libro, a mettere, eccolo, l'avevamo preparata, quindi diciamo che sfoggiamola, visto che c'è un errore, un Guarda che piccolo sopracciglio in su che c'ha Don errore. Luigi qua, guarda che foto. Guardalo, vedi. Quindi dall'8 Grazie, grazie De Paolo, grazie. di nulla, di nulla. Poi ve lo saluto De Paolo. Quindi il libro è in libreria, lo potete comprare, condividete, lo dico io, non lo dice Don Luigi, condividete questo, se volete, no, questa presentazione, seguite le omelie di Don Luigi ogni mattina. Chi non segue le omelie di Don Luigi la mattina è scemo, perché Dai, in tre Gigi, minuti e condivide queste mezzo cose. Riesce, no, ad avere una chiave di lettura per tutta la giornata. Io ringrazio Giovanni Scifoni come sempre per le cose che ha detto, sempre molto argute, sempre molto interessanti. Ringrazio Don Luigi Grazie a voi. per l'opportunità appunto di fare questa prima presentazione. So che poi ce ne saranno altre su questa pagina, quindi rimanete aggiornati su questa pagina perché Don Luigi ne organizzerà altre anche con ospiti molto molto più importanti rispetto a Giovanni Scifoni. È E a vero, te è vero, è vero, è proprio vero. la parola, Don Luigi, per concludere.
Allora, io voglio fare una confessione per concludere, perché io mi accorgo negli ultimi anni di aver avuto una forse anche eccessiva, no, esposizione mediatica, ma io di indole sono molto timido, quindi non mi piace fondamentalmente, come devo dire, promuovere delle cose o che mi riguardano, cioè mi vergogno moltissimo, quindi non voglio dire a tutti che si può andare in paradiso anche senza leggere una sola pagina di questo libro, quindi non c'è bisogno di leggere questo libro. Guarda. E quando io penso al motivo per cui anche questo libro è stato scritto, è perché essere prete non è una cosa che riguarda soltanto una modalità. Essere prete significa esserlo in tante altre sfaccettature. E certe volte la carità non è semplicemente mettere una giacca sulle spalle di una persona che ha freddo, no? Anzi, questo è innanzitutto la cosa più importante, no? Dare da mangiare a qualcuno. Ma a volte mi accorgo che la gente manca di parole. È come se non riuscisse a trovare qualcosa che dica quello che si porta nel cuore. Non mi sembra di dire cose geniali o cose nuove, ma mi sembra di poter fare la carità di prestare a volte parole per dire cose che noi ci portiamo dentro, tutti noi ci portiamo dentro. Allora, se qualcuno dice questo è un buon libro, non è perché Don Luigi ha scritto un buon libro, è perché sta facendo un complimento a se stesso, perché quel libro serve semplicemente a fare da specchio a un mondo interiore che ci abita. E il pretesto di quelle pagine è semplicemente trovare una forma per poterlo dire, per potersi accorgere di tutto ciò. Come commentare il Vangelo ogni giorno non è né un dovere, né un'abitudine, né un escamotage di evangelizzazione, no? Ma fin da piccolo io ho questa grazia particolare, cioè di avere un innamoramento pazzesco nei confronti del Vangelo. Cioè, il Vangelo è bellissimo e quasi a volte io non riesco a tenerlo per me, cioè devo poter dire qualcosa, devo poterlo condividere in qualche maniera, perché è bello. Lo faccio anche nella vita quotidiana, certe volte con i miei amici, con le persone con cui io condivido la mia vita, mi fermo e dico: guarda, questa è una cosa bellissima, e mi fermo a sottolineare un passo di quel Vangelo. Anche lì mi becco tanti grazie, ma in realtà io non dico niente, quella non è roba mia, quella è roba del Vangelo, io la ripeto e basta, non faccio nient'altro che ripetere. Io vi ringrazio di cuore per questa mezz'ora buona, anzi quasi tre quarti d'ora che abbiamo passato insieme, che per me ha un valore non soltanto perché Gigi De Palo, il presidente del Forum Famiglie, Scifoni Giovanni, è un affermato e famoso attore, ma perché innanzitutto vi considero persone che stimo e amici, ed era in amicizia che ci siamo trovati oggi ed in amicizia che abbiamo potuto dire qualche parola, che speriamo sia servita a fare un po' da luce nel buio di qualcuno. Grazie. In amicizia salutiamo tutti, grazie a te. Mi raccomando, su questa pagina tutte le cose che riguardano Don Luigi. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte, buona domenica.